Hai provato la lavorazione dei polli? Ho ancora gli incubi per le rigaglie. Poi l'estetista. Ho capito che la ceretta non è il mio forte. Non so più cosa proporti, Luisa. Ti prego, accetto qualsiasi cosa. Ah, questo è nuovo. Assistenza e compagnia per un uomo disabile. Lei ha qualche esperienza come badante? Non l'ho mai fatto, ma di sicuro posso imparare. Venga a conoscere Will. Will, ti presento Luisa Clark. Nathan le spiegherà le procedure e l'attrezzatura di Will. Non parlare come se non ci fossi, non ho il cervello paralizzato. Ancora. Buongiorno. Oh, mi detesta. Ogni volta che parlo mi guarda come se fossi stupida. Per la verità tu sei piuttosto stupida. Sì, ma lui ancora non lo sa. Interessante scelta di calzature. Che cosa vorresti dire? Non le hai comprate qui. Perché no? Questo è un posto dove le persone vengono quando sono stufe di vivere. Io sono felice qui. Beh, non dovresti. Si vive una volta sola. Quindi è tuo dovere sfruttare la vita al massimo. No. Resta. Dimmi qualcosa di bello. Sai che quando ero piccola la cosa che adoravo di più erano le mie calzamaglie da ape? Calzamaglie da ape? Belle, a righe gialle e nere. Dio santo. Non hai mai amato qualcosa da matti? Sì. Loving can hurt. Dimmi che non mi hai rasato le sopracciglia. Soltanto una. Posso portarti io in un posto? Hai un appuntamento galante con Will Traynor. Troppo tettoso? Vai col vestito rosso. Non voglio ancora rientrare. Voglio essere un uomo che è stato a un concerto con una ragazza vestita di rosso, ancora per qualche minuto. Avevo promesso ai miei genitori 6 mesi ed è quanto gli ho dato. Ma era prima di me. Io voglio che viva, ma solo se lui vuole vivere. Non possiamo lasciarglielo fare. Non puoi cambiare la natura delle persone. E allora uno che fa? Le ama. Non voglio che tu ti perda tutte le cose che qualcun altro potrebbe darti. Sono diventata una persona completamente diversa grazie a te. Sai che ti dico, Clark? Tu sei più o meno l'unica cosa che mi fa desiderare di svegliarmi. Wait for me to come home.